Buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi. Ci fa piacere vedervi numerosi. Noi volevamo avere un gruppo non più di 40 persone e questa per noi è la dimensione ideale. Per che cosa? Abbiamo voluto chiamare questo incontro, un workshop, La Vie oltre la fabbrica. Perché dico questo? Perché questo titolo? Perché, come sapete, siamo da alcuni anni impegnati, e devo dire in particolare con la piccola industria, ma poi anche con tutte le aziende di tutte le dimensioni, da alcuni anni a occuparci proprio di questo tema. Ma come sapete, e avrete avuto anche modo di partecipare anche ad altri nostri eventi, li abbiamo molto dedicati al tema del lean manufacturing, no? Perché in generale, come dire, tutte le aziende che vogliono partire da un primo approccio pensa essenzialmente al manufacturing. E poco si è fatto invece per le aziende di servizio o per i settori che noi riteniamo essere dei servizi a livello trasversale in azienda. E quindi abbiamo detto, creiamo un momento di incontro così a fine anno, intanto per fare, secondo noi, un po' il punto, fare qualche riflessione, perché io credo che mai come nel mese di dicembre tutte le aziende si pongono poi, come siamo andati, quanto abbiamo recuperato in termini di risultato, e quanto ha significato per noi essere stati competitivi, efficienti. Abbiamo creato del valore della nostra impresa? Allora, io credo che alla fine poi le aziende si misurano moltissimo sui numeri, no? Ed è proprio su questo che noi insistiamo molto, perché spesse volte sembra che organizzazione e numeri siano due cose completamente diverse, no? Invece noi sappiamo benissimo che le aziende che hanno una buona organizzazione hanno sicuramente delle ottime performance e sicuramente degli ottimi risultati. Ed è sulla base di questa convinzione che, come Skillab dicevo, da alcuni anni seguiamo questi temi. Prima di tutto siamo partiti proprio con l'idea di fare una dissemination, quindi proprio una cultura. Ma poi via via i progetti diventavano sempre più interessanti e anche noi siamo andati oltre l'aula, perché ormai la formazione, come sapete, si fa molto in azienda, anche se l'approccio propedeutico a questi temi noi lo consigliamo sempre in una situazione interaziendale, di gruppo all'interno di più aziende, anche a volte di servizi diversi, perché il confronto per noi è fondamentale. Ma proprio parlando di confronto, oggi sperimentiamo anche questa formula, che è quella del think tank. Quindi siamo molto contenti, come dire, da un lato di aver trovato questo momento a fine anno per fare questa riflessione, dall'altro abbiamo detto dobbiamo anche creare un format diverso, no? E questa formula del think tank ci è piaciuta molto perché abbiamo detto, ma in un periodo in cui si parla molto di sharing economy, no? Quindi dicevo, in cui la condivisione è un aspetto fondamentale, allora i nostri imprenditori, le nostre imprese devono sempre di più confrontarsi, condividere le esperienze, no? Quindi questo è il nostro ruolo, no? Quello di far sì che le aziende, attraverso l'esempio di altri, possano essere modelli di riferimento per la loro crescita, per il loro miglioramento. E quindi questa idea carina, che appunto adesso vedremo poi anche dal punto di vista organizzativo come pensiamo di farla, ecco, prevede proprio questa attività. Quindi io voglio dirvi che intanto il primissimo ringraziamento a Giorgio Possio, che è qui vicino a me, perché se noi oggi anche come Skillab siamo qui, sicuramente dobbiamo molto a Giorgio, no? Quindi voglio ringraziarlo, perché lui è stato uno dei primi, diciamo, ispiratori per noi, perché lui per prima ha creduto molto, è andato negli Stati Uniti, ha fatto delle ricerche, rappresenta una piccola azienda, ma una grande organizzazione, con delle bellissime persone, ha saputo trasformare la sua azienda, e come si diceva anche in tante conversazioni che facciamo, ma dice, ma poi alla fine sì, le tecnologie, l'organizzazione, sì, però perché un'azienda ha successo? Perché poi alla fine il successo lo fanno le persone,
E questo modello organizzativo dà veramente spazio alle persone, dà veramente spazio alla creatività, alla capacità quindi di proporre le idee, quindi di valorizzare le persone. Guardate che le persone oggi sono più contente di poter esprimere una propria idea e poi se l'azienda la applica, molto di più che non avere un aumento di stipendio, cioè questo è molto più gratificante. Noi oggi siamo veramente, come dire, in una situazione in cui se riusciamo a trovare le leve giuste possiamo ottenere dalle nostre persone ciò che non abbiamo ottenuto fino ad oggi. Quindi un grande ringraziamento a Giorgio, al quale ho chiesto di fare un'introduzione su questo tema, anzi glielo chiediamo sempre perché lui, essendo un uomo, come dire, che ha sposato questa causa, ormai ha assunto anche in questi anni delle cariche importanti, perché lui dalla piccola industria oggi è passato alla piccola industria, dicevo, di Torino, è passato alla vicepresidenza della piccola industria a livello nazionale e anche lì sta diffondendo molto questo tipo di cultura. Questo per dire che incarna proprio questo grande modello organizzativo di cui noi come Schiller ci siamo stati proprio, penso, i primi a Torino a darne voce e a declinare poi questo tema in varie tipologie di servizi, perché dicevo dall'aula passiamo in azienda, ma non solo, andiamo a vedere altre aziende, facciamo attività di benchmark, facciamo degli study day. In ultimo abbiamo fatto, alcuni di voi che sono qua presenti hanno avuto la possibilità di venire anche alla Maserati, ormai facciamo i seminari direttamente in azienda dove applicano questi modelli organizzativi e poi importantissimo, come vedremo anche oggi, il debriefing, perché è importante quello che, come dire, in questi vari think tank che vedremo, quanto si è osservato in un gruppo possa essere anche qui condiviso dall'altro gruppo e possa essere oggetto di discussione. Quindi formula sicuramente innovativa, grazie della partecipazione, grazie Giorgio, grazie a Paolo Sganzerla e ai Gianice che sono qui con noi come dei nostri, diciamo, top teacher e coordinatore di tanti progetti sul lead management, con lui è proprio cresciuto tutto un servizio che noi oggi offriamo molto alle aziende, su cui vorrei poi tornare alla fine di questo incontro, ma questo per darvi l'idea che appunto abbiamo voluto a questo tavolo far venire grandi imprenditori perché hanno avuto questa lucidità e grande visione, come a Filippo che è qua presente, che farà parte di un gruppo di lavoro, nel scegliere questo percorso. Allora, come dicevo, il nostro compito è di mettere a disposizione questa conoscenza, queste esperienze che sono frutto proprio di attività fatte in parte a Skillab, in parte in azienda. Buongiorno. Ciao. E quindi insomma lo vedrete oggi, quindi grazie molto Filippo, grazie moltissimo alla azienda Bulgari, all'ingegnere Antonella Corduro che è con noi, al suo collega, perché ci interessava molto anche capire l'azienda Bulgari come ha interpretato questo lead management, come l'ha applicato. E soprattutto lo vedremo poi nel tema dell'innovation, perché è importantissimo, ecco, dare oggi questo grande respiro su un altro fronte, dicevo, che noi abbiamo declinato come sviluppo prodotto, no? E come lean office. Quindi noi avremo queste due aree di intervento. Ligia Bugatti è qui con noi, la ringrazio, è una docente di una business school, fa parte anche lui della grande consulenza. E oggi, come dicevo, per noi era importante co-creare proprio questo tavolo di esperienze, di imprenditori, di alta formazione, di docenti che ci possono veramente poi affiancare in un futuro e portare avanti progetti che noi ci auguriamo siano tanti, perché le aziende facciano questi passi da giganti e affrontino questo meraviglioso mondo dell'immagine. Grazie, io a questo punto direi. L'idea del think tank è giusta, perché intanto io vedo che purtroppo nel nostro territorio ne facciamo pochi. Io sono esposto molto al territorio del Veneto, un po' quello dell'Emilia Romagna, e lì veramente c'è una capacità di fare
non sistema nel senso diciamo istituzionale eccetera, ma veramente di fare comunità fra le imprese, che purtroppo noi abbiamo solo fino a un certo punto, perché veramente loro si rafforzano vicendevolmente attraverso degli scambi informativi. Quindi queste iniziative sono assolutamente encomiabili e dovremmo cercare di farne, a maggior ragione perché il Lean è un modello di pensiero, di comportamento e di azione più che ogni altro, quindi l'idea di scambiare dei pensieri è quanto più adatta proprio al mondo del Lean. Come dicevi, noi abbiamo molto visto il Lean nella fabbrica, nella parte di operations, ed è giusto perché è nato lì, e tutti coloro, molti amici qua che ormai ci conoscono e che conosciamo da tanto tempo, hanno sicuramente capito che le frontiere sono molto più ampie, le frontiere sono praticamente infinite, perché come modello di pensiero e di azione non ci sono limiti all'applicazione di questo modello di pensiero e di azione alle attività umane, soprattutto quelle che sono attività organizzate, quindi in cui più persone si organizzano per perseguire degli obiettivi. Stasera ne prenderemo due parti, sono importanti perché siccome l'approccio del Lean in quanto trasversale e sistemico, noi sappiamo che le aziende si stanno un po' dematerializzando e la componente di servizio sta crescendo, e che comunque le aziende sono fatte di molti processi che si intersecano, sono processi di tipo materiale e di tipo immateriale, ci sono materiali che fluiscono, informazioni che fluiscono, e non possiamo ignorare che questi sono tutti interdipendenti. Quindi se non riusciamo a dominare anche la parte delle informazioni, oltre a quella del flusso dei materiali, avremo grosse difficoltà anche nella gestione del flusso dei materiali. E quindi dove andiamo? Andiamo fuori, andiamo negli uffici, dove molte di queste informazioni vengono gestite, e andiamo in un altro posto importantissimo, che è quello dove si concepiscono i prodotti e al limite si concepiscono anche i processi, e quindi l'efficacia e l'efficienza, comunque molto più a forse l'efficacia dell'efficienza di queste attività, hanno delle ricadute sulle aziende che poi durano lustri se non decenni, quindi c'è un'importanza assoluta. Quindi il mio messaggio è quello di dire attenzione, si può fare dappertutto, e non solo si può fare, ma si deve, perché se si vuole cogliere il vero potenziale non si possono dimenticare degli aspetti. E vi portate un paio di esempi, poi lascerò la parola perché siamo qua per sentire delle cose più interessanti, però non so se siete a conoscenza di questo libro, The Lean Startup, che esiste anche in italiano, questo in inglese, ma il titolo sarà probabilmente quello. È stato scritto da Eric Ries, che di fatto è uno startup, era uno startup seriale che poi è diventato un venture capital, un business angel, comunque si occupa di startup. Allora, e quindi è arrivato a teorizzare la Lean Startup, e tutta questa sua teorizzazione si basa sui principi e sui diciamo i metodi fondanti del Lean. Allora, che cos'è una startup se non una piccola centrale, una piccola organizzazione di ricerca e sviluppo, che di sviluppo di prodotto, di sviluppo di business model, di sviluppo anche di processi operativi? La startup è un grande ente di ricerca e sviluppo, e quindi se hanno pensato di doversi ispirare ed ha avuto un successo veramente eccezionale, perché fa una conferenza all'anno dove vanno migliaia di persone, tutti questi start-up si stanno assolutamente, diciamo, ispirando a lui, perché questi sono i principi fondanti del Lean, che sono quelli del miglioramento incrementale a piccoli passi e a basso rischio. E se una start-up è un ente che ha poche risorse e tanto rischio, è proprio quella è il luogo ideale per andarlo ad applicare. Comunque tutte le attività di ricerca e sviluppo hanno una componente di rischio elevata anche in aziende già consolidate e già di più grande dimensione. Quindi ne parlerà stasera il professor Iannice, quindi non voglio sicuramente dire delle cose che poi lui mi correggerà dopo e lascio perdere. Un'altra cosa che vi presento è un libro che si chiama Lean Accounting. Allora uno dice, ma che cavolo c'entra l'accounting con il Lean?
Ebbene, la coerenza che Lean richiede nell'approcciare i processi arriva fino al modo in cui io misuro sia le performance che addirittura le performance economico-finanziarie delle value stream o delle aziende. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che devo essere coerente. Se non sono coerente rischio di perdere dei pezzi, rischio di mettere in contrasto delle parti diverse dell'azienda. Un altro elemento fondamentale, che è poi quello che viene trattato oggi nel Lean Office, che viene trattato dal Lean Accounting in termini molto simili, è quello dei processi transazionali, che sono tutti i processi d'ufficio. Sono processi senza materiale ma con una grande quantità di transazioni, che tra l'altro ci sono anche nei reparti produttivi le transazioni. Ora, si tratta qua di ridurre miliardi di transazioni all'anno. Questo è un dato della Boeing che eventualmente è abbastanza grande per arrivare a miliardi, però se uno va a vedere i processi di tipo office con un occhio attento e con l'umiltà di prenderli come se fosse la prima volta che li sta guardando, perché li facciamo da 30 anni e tante cose non le vediamo più, allora dobbiamo essere in grado di vederlo come se fosse la prima volta e ci scopriremo che ci sono tante cose che noi facciamo, registriamo e poi non creano valore perché nessuno le guarda, perché non serve assolutamente niente, tante firme che si fanno che non servono a niente. E questo che cos'è? È tutta capacità produttiva dell'azienda assolutamente bruciata. Quindi noi non stiamo cercando di tagliare delle teste nelle aziende, stiamo cercando di generare capacità creativa delle persone. Invece di fargli fare delle cose inutili, cercheremo di fargli fare delle cose utili. E questo è un po' il messaggio generale che è importante anche dare, perché c'è un pregiudizio strano dove lì si parla di taglio di costi. Taglio non è già una bella parola, al massimo riduzione di costi, ma in realtà l'obiettivo è quello della liberazione della capacità. Perché dobbiamo comprare dei nuovi impianti quando possiamo fare lo stesso lavoro con gli impianti che abbiamo? Perché dobbiamo aggiungere della gente a lavorare quando possiamo fare la stessa cosa e anche di più con le persone che abbiamo? Perché se no non saremo competitivi. Se continuiamo a dire faccio di più con più, io invece devo fare di più con meno. Quindi con questo vi saluto e ho preso già troppo tempo e grazie a me. Tocca a voi adesso. Quindi, due gruppi, vi dovete, diciamo, dividere liberamente. Quindi abbiamo capienza sia per le persone che possono andare nel gruppo A o nel gruppo B, quindi sta a voi la scelta. Non abbiamo voluto chiedervelo prima per non crearvi, non dico delle ansie, ma comunque è una cosa che possiamo fare. E poi ci ritroviamo qui, ci diamo anzi dei tempi, adesso sono le 6:15, ci ritroviamo esattamente qui proprio alle 7:15, così d'accordo, 7:10, faremo in 10 minuti, 7:15, il debriefing conclusivo e poi ci accompagneremo, diciamo, al buffet che vi ho allestito qua. È troppo anche noi. Il tema dell'applicazione del principio di Lean, più che di strumenti, di principi di Lean, al mondo dell'innovazione dello sviluppo. Il modello della sera, l'ho spiegato bene, dice prima, in realtà è proprio questo, no? Vogliamo vivere un momento di condivisione. Che cosa significa essenzialmente? Io porto la mia esperienza operativa di fianco ad alcune aziende fatte in 17 anni di attività. Ringrazio sin da subito Antonella Cauduro e Alberto Bione, che invece vi racconteranno quella che è la loro attuale esperienza, nel senso che la stanno oggi vivendo sul campo di applicazione ovviamente della Lean al mondo del prodotto, al mondo del prodotto nell'azienda pubblica. Apro io, nel senso faccio un po' di intro e provo in qualche modo anche in questo modo a scatenare un po' di discussione, ovviamente chiedendo ad Antonella e ad Alberto supporto in questo senso. Lean Office e Lean Product Development, no? Sono due ambiti che abbiamo voluto in qualche modo sottolineare, su cui abbiamo pensato di lavorare stasera con voi, hanno di fatto molto in comune.
proviamo a fare un paio di ragionamenti. Uno è stato già citato in fase di introduzione, no? Il tema dell'efficacia e efficienza, che è un tema secondo me importante. Lo sentite di sgiacchettarmi, faccio l'in, se ho problemi di competitività legati, diciamo, essenzialmente ai costi di prodotto, costi di servizio, se sono quelli lì, e quindi utilizzo il cappello della lean per provare a fare efficienza. E questo è il primo argomento che vorrei in qualche modo sottolineare, da una parte stigmatizzare da un'altra, no? La lean in realtà è sinonimo in prima battuta di efficacia. Non so quanti di voi in qualche modo sono vicini all'argomento, quantomeno di base, no? Quindi la conoscenza dei, come minimo, il fattore di base è la conoscenza dei principi. Il primo principio della lean è value for customer. Si tratta di massimizzare il valore che io porto sul mercato, non tanto quello di fare efficienza. Poi è chiaro che nel momento in cui faccio determinate operazioni, ottimizzo, riguardo con gli occhi giusti, riduco gli sprechi, ottimizzo i miei processi, l'efficienza è una diretta conseguenza a volte di questo tipo di operatività. Però non può essere il driver, no? Il driver è l'efficacia, no? E questo è tanto più vero quanto più mi sposto dal mondo fabbrica, in senso stretto, al mondo degli uffici e quindi anche dello sviluppo prodotto. Difficilmente, poi chiederò ad Antonella, diciamo, di portare la sua esperienza di sviluppo prodotto, ma difficilmente un progetto lean sullo sviluppo prodotto parte nell'ottica di tagliare qualche testa in ufficio tecnico, ad in maniera brutale il tema. No? Semmai l'ottica è un'ottica di essere più efficace sul mercato, portare un prodotto, un servizio che abbia in qualche modo agganciato i needs del mio consumatore, quindi sia a valore aggiunto per il mio cliente utilizzatore, piuttosto che al limite ridurre i tempi con cui vado sul mercato, quindi tanto male. No, questi sono tipicamente, no, i driver di un'attività di lean, di qualunque altro tipo nel perimetro innovazione e sviluppo. Quindi, anche subito per non essere, sì, one way unidirezionale nello speech, diciamo che Bulgari, per esempio, come partita tra entrambi gli aspetti, sia quello della, più del prodotto se vogliamo, che quello che è dentro marketing, nel senso che lato prodotto, proprio il tema di riuscire a stare vista anche proprio la parte organizzativa, se vogliamo, distinguendo anche la parte di prototipia rispetto alla parte di generalizzazione, ma con l'obiettivo di arrivare sul mercato con un prodotto più possibile affidabile, più possibile progettato nei tempi corretti, ma con la qualità corretta e con, comunque, secondo quelle sono specifiche che riguardano quella marketing. Quindi il fatto anche di vedere un po' l'organizzazione per cercare di cogliere l'obiettivo della qualità del prodotto e del costo del prodotto, perché della qualità, è stato un driver importante. Dall'altro anche il tema del market, quindi anche in questo caso l'organizzazione, rivederla per cercare di minimizzare quello che è il tempo di consegna del prodotto al mercato, per cui dal momento dell'ideazione creativa alla parte di progettazione, di industrializzazione, la presale e la produzione, per poi arrivare ad un lancio produttivo nei momenti canonici in cui, insomma, facciamo il lancio di parte dell'anno, possibilmente nel tempo minore possibile. Questo è stato un po' il drive. Okay. Ancora da comunque migliorare e sviluppare, però la direzione è quella, quindi un pochino, diciamo, da un lato un KPI legato alle modifiche di prodotto dopo industrializzazione, dall'altro un KPI legato a un tema di time to market, e questo è stato un pochino su due driver alla fine, su cui se ci danno proprio di misurarci. Ecco, Antonella entra su un altro tema che quando si parla di lean non va trascurato, che è il tema della misurabilità, no? Misurabilità, scusa, non è fondamentale, nel senso che anche qui porto la mia esperienza, è inutile approcciare la lean se non ho in testa qualche dato quantitativo, no? Quindi misurare per migliorare è vero, ma è reale, insomma, io non riesco a capire quale sia l'impatto delle mie azioni se non ho in qualche modo un riferimento quantitativo che mi dica se sto andando nella direzione giusta o in quella sbagliata. Un altro tema, secondo me, importante, un'altra dimensione da curare quando si opera in questo campo, è questa, ed è un motivo, se lo leggo bene, per cui Antonella dice
non siamo ancora nella fase del miglioramento, è che è inutile partire a fare la Lean nel senso stretto, cioè nella cultura vera del miglioramento incrementale, no? Come diceva giustamente anche Giorgio Possio in apertura, se io non ho delle condizioni al contorno. Una condizione al contorno è il KPI, la misura, l'indicatore, quindi il senso, no? che mi dà la direzione. Altro è, per esempio, un processo e un'organizzazione definita. Parliamo dello sviluppo prodotto. Se io mi trovo in, ma non vale solo per quello, se io mi trovo in una condizione in cui il mio processo non è stabile, quindi non ho stabilità nelle mie performance, anche qui pensare di iniziare un'attività di Kaizen, per dirla alla giapponese, no? Quindi di ricerca spasmodica della perfezione, del miglioramento, su un processo instabile in termini di prestazione, capite bene che non ha nessun senso, proprio perché l'instabilità non mi consente di capire se quello che leggo dagli indicatori è figlio dell'instabilità stessa o delle azioni che ho messo in campo per migliorare. Questo è un altro tema fondamentale, nel senso che per iniziare a fare vero Kaizen io devo prima sistemare i miei processi. In che senso sistemare? Devo essere in qualche modo consapevole del fatto che il mio processo abbia, con una cattiva o con una migliore o peggiore performance, abbia però delle performance che siano, che abbiano un range di stabilità, no? E questo è molto figlio di quanto il mio processo sia codificato, sia standardizzato, abbia in qualche modo stabilito e mi sia dato internamente delle regole, no? Parlato di processo, ma l'organizzazione ne consegue. Non posso pensare di fare del miglioramento se prima, oltre che il processo, non ho definito, predefinito anche l'organizzazione. E questo penso che sia il motivo per cui... Se noi siamo partiti in realtà con una concomitanza di situazioni, per cui un'organizzazione appunto da rivedere, perché per una serie di logiche aziendali abbiamo dovuto proprio anche suddividere due aree legate sempre allo sviluppo in due ambiti logistici diversi, proprio una Roma e una Valenza. Quindi questo ha comportato il ristudiare il processo complessivo, ristudiare proprio anche le logiche di comunicazione, le routine gestionali e quant'altro. E quindi il fatto della linea ci è servito, tutta l'attività della linea ci è servita inizialmente per dare coerenza tra i principi lean e come noi vogliamo riorganizzare il processo. Quindi c'è stato un grosso lavoro di, se vogliamo, valorare una situazione un po' di stabilità, perché andava definito il processo, le persone, l'organizzazione e tutto quanto. Però il fatto di aver iniziato con la linea ha anche permesso di dare coerenza. A questo punto la coerenza ce l'abbiamo, sono definiti esattamente i due gruppi cosa devono fare, definite esattamente le interfacce, definiti quali sono gli step del processo, quali sono i momenti chiave in cui si devono appunto congelare certe cose. Quando dici due gruppi fai riferimento a? C'è riferimento al gruppo di prototipia di Roma rispetto al gruppo di industrializzazione di Valenza. Per cui il processo complessivo di sviluppo prodotto che va dal brief del marketing alla creatività, a tutta la parte di prototipia, per poi arrivare all'industrializzazione e arrivare in produzione, diciamo che adesso il processo comunque è stato ben definito. Definito, torno a dire, con delle logiche già lean. Per cui secondo me è stato utilissimo porsi comunque le domande sugli aspetti tipo anche proprio il processo, culturali, le people e quant'altro, per cercare di definire bene questo processo. Ora, avendo stabilito, insomma, certe le regole di un certo tipo, avendo visto che le cose cominciano a funzionare, proprio anche nella mente delle persone che cominciano a lavorare secondo un nuovo processo, a questo punto si può iniziare un tema di, come mi insegni tu, di miglioramento continuo, quindi stabilizzare la situazione. Ora iniziamo per migliorare la nostra performance, quindi lavorare magari su time to market, lavorare su certi meccanismi aziendali di ottimizzare quelli che sono cerniere di passaggio da una fase all'altra. Poi non so, forse mi tornerà anche il tema proprio anche organizzativo legato forse al PM, legato al tema delle core team, che ecco, sono stati funzionali. Non so se magari non so se sono anche ovviamente voi intervenite quando ritenete opportuno.
nel senso, anche il tema organizzativo è importante, no? Quando parliamo di gestione dell'innovazione dello sviluppo prodotto. Tipicamente la gestione dell'innovazione dello sviluppo prodotto, per insegnate, è una gestione per progetto. Qualunque sia, diciamo, la natura, l'ambito, il settore di provenienza, quando devo gestire, diciamo, l'innovazione, tipicamente la gestisco per darsi un'organizzazione dal mio punto di vista, non so come la pensiate, ma è un elemento di base, cioè è un fattore di contesto, di condizione al contorno, imprescindibile se voglio iniziare a fare del miglioramento vero. Cioè non posso pensare di approcciare il miglioramento se non ho un'organizzazione forte, una struttura consolidata di progetto. Tipicamente quando parlo di struttura di progetto faccio riferimento a una struttura che ha un onere di processo, di progetto, e quindi al project management di tipo, se vogliamo, più tradizionale. Di qualunque, ripeto, in qualunque settore ci troviamo. Perché questo? Perché i progetti, ancora di più progetti di sviluppo, progetti di innovazione, sono trasversali rispetto all'organizzazione tradizionale. Il grosso problema, se vogliamo, la grossa criticità insita nell'innovazione del prodotto è proprio questa, no? Il fatto che il processo taglia l'organizzazione e la mette in crisi. L'organizzazione tipicamente gerarchica e funzionale è in crisi nel momento in cui ho a che fare con un processo trasversale. La metto in crisi perché alla fine io gioco la mia capacità di fare prestazione o no, soprattutto sulla capacità di giocare bene la squadra di interfunzionalità. E come diceva Antonella, i punti cardine sono alla fine le cerniere, no? Quelle terre a volte di nessuno, no? I momenti in cui da una funzione devo passare la palla a qualcun altro o ricevere delle informazioni da qualcuno. Quindi come gestisco le informazioni, come gestisco l'input-output, come gestisco i momenti di cerniera può fare la differenza tra avere un processo di sviluppo che sia performante o avere un processo di sviluppo che fa acqua. Ed è proprio forse anche il project manager che tira, nel senso che la struttura nostra viene organizzata, una classica struttura funzionale, con i vari dipartimenti, si passa da una parte all'altra nel processo. Ma dunque di mettere un project manager, dei project manager, che non lo so, qualcuno mi ha fatto pilota, questo di più, trasversale tua struttura, permesso anche di rendere più fluida, anche più mobile questa struttura, e da un lato avere appunto una persona che comunque tirava le fila su tutto il processo e quindi dava anche coerenza e soprattutto focus agli aspetti classici di tempo, qualità, costi e quant'altro. Dall'altro permettere anche proprio di rendere più fluidi questi passaggi da una funzione all'altra, e soprattutto anche abbiamo abbinato il project manager alla formazione di core team, quindi di team interfunzionali, con dei rappresentanti di riferimento per ogni funzione, in modo tale che già dall'inizio si potesse portare a bordo il più possibile le funzioni che ovviamente sono a valle per sviluppare assieme il proprio prodotto. Per cui questo PM, questa struttura matriciale, con questo team che a questo punto trasversale, ma che attraversava anche una struttura funzionale, ha permesso di abbattere molte barriere culturali proprio tra i dipartimenti, molte situazioni magari più di ognuno lavorava nel suo orticello, per cui si va nella direzione un po' più della collaborazione e del riuscire veramente ad anticipare i problemi, anzi di scoprirli magari in presserie o scoprirli in produzione. Per cui il fatto di usare alcuni strumenti utili che possono essere banalmente dei kick-off nel momento in cui il prototipo approvato si inizia a industrializzare, per cui ci si trova chi ha sviluppato il prototipo insieme a chi inizia a industrializzare e il resto del core team, quindi anche qualità, tempi, metodi, produzione, per cercare di passarsi le consegne. Poi i momenti di pianificazione congiunta, sono anche sistemi di visible planning, per cui attorno al tavolo, sono davanti attorno al tavolo in piedi, davanti a un tabellone, il pianificare assieme le attività e capire quali potrebbero essere i punti critici. Fare l'FMEA, anche congiunta, cosa che già prima facevamo ma era fatta in maniera un po' diversa, per cui anche in questo caso fasare è molto opportuno all'inizio con tutti i vari dipartimenti in modo da porsi le domande su quali sono potenzialmente le criticità. Quindi tutta una serie di meccanismi che hanno reso proprio il sistema un po' più fluido a livello proprio più culturale, direi. Perché il tema non sono tanto gli strumenti che si mettono in piedi, ma sono proprio, credo, il modo in cui
cioè, lo strumento deve essere funzionale a, a rendere la, la cultura anche più, a facilitare l'ingresso della cultura nelle teste delle persone, per cui sono strumenti finalizzati a, a entrare nei concetti della villa, più che strumenti da imparare a memoria, tabelle, righe o quant'altro. Quindi, toccato la, la dimensione persona, che è poi la dimensione su cui avevamo sì, posto l'accento anche in plenaria prima, no? Alla fine il gioco è tutto lì. Enrico Roberto, avete sì. Avevo una domanda. Sì, ti sembra che... Assolutamente. Contando le nostre esperienze, è chiaro che quello che dice, proprio basandosi sul discorso Lean, ed entrando in quella mentalità lì, non dico che la cosa, il processo diventa fluido, ma è chiaro che la cosiddetta armonizzazione sia delle decisioni, sia delle attività, a prescindere da quelli che sono poi gli obiettivi aziendali, rendono fluido tutto quello che è il processo, fino ad arrivare alla progettazione. Che la progettazione ci arriva, chiaro, ma deve esserci anche una condivisione di obiettivi comuni che dà appunto la base per poter poi suddividere, tra virgolette, le cosiddette mansioni. Ma io considero proprio, per esperienza diretta, la cosiddetta armonizzazione delle decisioni, l'armonizzazione delle attività. Poi ci sono i cosiddetti scambi di informazioni, la formazione del personale, il coinvolgimento, il miglioramento continuo. Quindi è chiaro che se entro nell'ottica della base lì e comincio ad attuare questi principi fondamentali, non dico che viene da sé, ma la crescita è esponenziale. Tutto sta nella condivisione del management che vi dice ok, la partecipazione del middle management e poi la, la cosiddetta condivisione con chi deve operare. Però questo è un processo con lento inizio, ma poi una volta che prende l'inizio i risultati si vengono. Poi io faccio parte di dell'assistenza tecnica, quindi servizi puri che forniscono comunque prodotti. L'obiettivo che siamo posti da un po' di tempo di questo qui è di trasformare un centro di servizi che oggi ancora oggi è un centro di costi in un centro di profitti. E la LIN permette questo, questo. Quando dice assistenza tecnica fa riferimento al servizio post vendita. Bravissimo, post vendita in un arco di diverse funzioni. E oggi mi creda che in azienda è quasi totalmente un centro di costo. Da qualche tempo a sta parte con i colleghi stiamo trasformando non in un centro di alto profitto, ma sicuramente abbiamo, grazie anche alla LIN, recuperato in efficienza, migliorando gli altri servizi e destinando del personale in altre mansioni e dando un servizio migliore in altri ambiti. Passando invece dall'efficienza all'efficacia, le faccio io una domanda. Quanto è coinvolta come assistenza tecnica in fase di sviluppo prodotto? E come? È abbastanza di più. Noi siamo comunque siamo il key customer, siamo la voce del cliente. Appunto. Siamo la voce del cliente, quindi quello che ci quando viene... Quando siete strutturalmente, formalmente e con che modalità operativa portati a bordo in fase di sviluppo prodotto? Diciamo che noi internamente siamo strutturati con un certo coordinamento tecnico che si coordina con il marketing, che si coordina con il commerciale, ci sono i cosiddetti momenti di incontro. Quindi nella progettazione veniamo coinvolti sia come assistenza ma condividiamo con le altre funzioni. Abbiamo la nostra voce. Sia quella dall'esterno la portiamo all'interno, in questo senso qui. Io lo chiedevo perché è una fortuna avere un'assistenza tecnica a tavola. Tipicamente quello che vedono le aziende è invece i cosiddetti KPI, noi li abbiamo da poter individuare, leggere e far interpretare anche a chi deve progettare un prodotto o chi deve fare un intervento sul cliente. No, dicevo. Tradizionalmente, almeno questa ripeto la mia esperienza, il corso che porta a quella, l'assistenza tecnica è poco coinvolta in fase di sviluppo prodotto, ma dico proprio quando il prodotto si sta in qualche modo concependo, perché essendo funzione diciamo a valle del processo, ma è capitato anche a noi questo, capitato molte volte anche noi di essere coinvolti poi in una fase finale praticamente, dove anzi devo dire la verità, all'inizio è capitato anche che il cliente ci dicesse ma ho saputo che questo prodotto è nato questo prodotto e noi abbiamo passato anche questa fase, poi però le cose sono cambiate, ecco c'è stato poi un cambiamento.
secondo me il coinvolgimento per esempio è una condizione sine qua non, cioè voglio dire, sicuramente non è, è condizione indispensabile, no? per fare lean, per rendere lean un processo di sviluppo. Tanto più quando io ho la fortuna, tra virgolette, di avere in qualche modo per ruolo delle persone in azienda che sono a contatto quotidianamente con il cliente, con gli user, insomma, chi per lui. Abbiamo un monitoraggio continuo delle richieste, monitoraggio delle... Spesso noi parliamo di innovazione, enfatizzando diciamo, il tema dell'innovazione, alla fine l'innovazione, quantomeno quella, mi viene da dire incrementale, poi il 99% delle innovazioni che le aziende in realtà mettono in campo quotidianamente, è innovazione che nasce da quello che è la voce del cliente, dovrebbe nascere da lì in realtà. Roberto, magari se tu volevi dare qualche indicazione, perché Roberto Bugatti è in particolare un esperto di applicazioni di Lean nelle aziende non manifatturiere, no, perché lui si occupa essenzialmente di... Beh, ti presenti da solo. Mi occupo essenzialmente di aziende, di servizi, comunque diciamo intervengo al di fuori della fabbrica. E l'osservazione anche iniziale che faceva Paolo, secondo me, è particolarmente interessante, perché quando guardiamo, quando vediamo l'applicazione del tema Lean all'interno degli uffici, io di solito vedo che ci sono due tipologie diverse di attività all'interno dell'ufficio. Ci sono delle attività che hanno una natura più propriamente transazionale, no? Non so, attività amministrativa, un'attività abbastanza, se vogliamo, ripetitiva, potenzialmente standardizzabile, in cui tutto sommato diciamo, il concetto del processo di lavoro può essere assimilato a quello di un processo di lavoro di fabbrica. Okay. E chiaramente questo è un'area, come dire, di applicazione della Lean abbastanza interessante, perché su questa si può applicare della Lean una serie di cose, che non è solo, come dire, l'approccio, ma anche una serie di soluzioni che funzionano bene anche all'interno delle fabbriche. Però in verità dentro nelle aziende di servizi, oppure nelle aziende di produzione che hanno attività di ufficio, c'è una grandissima parte di persone che in verità non svolge attività di tipo transazionale, svolge attività che hanno una natura molto meno ripetitiva, molto meno standardizzata, molto meno prevedibile. E su queste chiaramente diciamo, alcuni approcci Lean, alcune diciamo, soluzioni Lean sono un po' più difficili da applicare, un po' più difficile diciamo, prescrivere la sequenza delle attività di una figura che svolge attività commerciale e avere come dire, la speranza che queste attività prescritte vengano poi gestite esattamente come le abbiamo disegnate. Un po' più facile farlo diciamo, nell'amministrazione, un po' più facile, un po' più difficile farlo nelle per alcune figure diciamo, che hanno invece un'attività un po' più varia. Tuttavia, secondo me questa è un'area su cui comunque l'approccio Lean è particolarmente interessante. Chiaramente su questa non si interviene con una logica di, o quantomeno diciamo, l'applicazione di alcune metodologie tipiche della Lean, come il value stream mapping, la mappatura dei processi, la definizione diciamo, di standard, assume come dire, un valore molto, molto inferiore. Invece queste aree qua, quello che diceva Paolo, le aree, il concetto di valore e il concetto di miglioramento continuo, di, diciamo, di sostenibilità, diventano molto più importanti. Quindi della Lean nel mondo degli uffici, a differenza secondo me della produzione, della Lean per alcuni ambiti si possono prendere approcci e soluzioni. In altri ambiti dobbiamo accettare il fatto che non esistono soluzioni preconfezionate e dobbiamo in qualche modo invece ingaggiare di più le persone sulla parte di approccio, quindi gli elementi che caratterizzano l'intervento Lean, cioè portare le persone ad avere questa consapevolezza che quello che devono fare deve avere un valore per il cliente, portare le persone ad avere la consapevolezza che il lavoro che fanno, il loro ruolo diciamo comprende una parte di miglioramento dei loro modelli di lavoro che non è una cosa, come dire, fatta occasionalmente, ma in qualche modo fa parte del loro ruolo di lavoro.
queste sono le aree che secondo me sono per certi aspetti meno coperte dagli interventi Lean, perché quando pensiamo a Lean negli uffici ci viene subito naturale pensare di andare a cercare i processi transattivi, perché pensiamo che la Lean sia solo quello che possiamo replicare all'interno degli uffici, ma che abbiamo fatto magari nella fabbrica, dove però il processo di lavoro appunto è anche guidato spesso dalle macchine, il processo è molto visibile. Invece ci sono delle aree che secondo me meritano una grande attenzione, merita prendere dalla Lean appunto gli approcci, gli orientamenti che sono tipici di questo modo di intervenire, sapendo che magari le soluzioni specifiche che applichiamo e che troveremo magari non sono esattamente quelle canoniche che abbiamo applicato nella fabbrica. E negli uffici diciamo c'è un po' più di varietà secondo me, e bisogna come dire, accettare che la strada del Lean negli uffici sia una strada come dire, molto più personalizzata rispetto a quello che magari possiamo pensare di fare all'interno della fabbrica. Se visitiamo delle aziende che hanno applicato la Lean e andiamo nella fabbrica, tendenzialmente diciamo, troviamo cose abbastanza rivediamo una serie di strumenti sicuramente, no? Quindi vediamo delle cose visibili che in un modo o nell'altro possono essere simili, no? Le ritroviamo, insomma, ci riconosciamo in un'applicazione Lean, come dire, in una canonica. C'è una ortodossia della Lean all'interno delle fabbriche. Ecco, secondo me quando applichiamo questo tema invece all'interno degli uffici dobbiamo anche accettare il fatto che non esiste un modo, come dire, ortodosso di applicare la Lean, ma come dire, va contestualizzato, va trovato in funzione di quelle che sono le esigenze specifiche dell'azienda e del contesto in cui l'abbiamo applicato. Sapendo che poi ci sono per esempio contesti in verità in cui questi due elementi, come dire, di processi transattivi e processi che invece sono meno transattivi coesistono e in qualche modo il valore si genera nel momento in cui riusciamo a ottimizzare l'interazione tra questi due elementi. Un esempio abbastanza significativo di questo, io ho lavorato per un'azienda di moda, una grossa azienda di moda in cui c'è una struttura che è una struttura cardine per l'azienda, che è il merchandising. Merchandising è quella struttura all'interno delle aziende che si occupano di fashion, che è in qualche modo il punto di snodo tra il mercato e l'azienda, nel senso che è quella struttura che si deve occupare di andare a comprendere quali sono le tendenze del mercato, deve essere capace di analizzare come queste tendenze del mercato, di essere capace di analizzare come l'azienda sta andando in termini di vendita, quindi di misurare le performance dell'azienda per capire cosa ci sta chiedendo il mercato, e poi tutta questa roba la deve riportare all'interno dell'azienda nello stile, perché il prodotto che viene sviluppato sia in linea con le aspettative del mercato. Quindi c'è una componente di attività che è assolutamente, come dire, libera e creativa, cioè il fatto di intercettare dei trend. C'è una fase fortemente negoziale con la parte, diciamo, di stile, che può essere poco prescritto, fa parte un po' del saper fare delle persone, però poi c'è una parte veramente consistente di analisi dei dati. Cioè, analizzano dati, secondo me, tanto quanto vengono utilizzati i dati all'interno di un'azienda, di una banca. Cioè per loro l'analisi del dato, l'analisi del prodotto venduto, l'analisi dei prezzi che siamo riusciti a fare all'interno dei diversi mercati, le taglie, la varietà del prodotto, passano tutte attraverso il concetto di misurazione. Quindi questa è una funzione in cui convivono, è come se la testa delle persone fosse divisa a metà, una parte ingegneristica e una parte completamente creativa. Cosa vuol dire intervenire con concetti Lean in questo mondo? Beh, prima di tutto significa fare in modo che la parte transattiva del lavoro possa essere fatta nei tempi minori. Tanto più in queste aziende, nel caso che su cui ho lavorato, tanto più queste aziende sono brave a fare analisi dei dati e come dire, analizzarli in modo efficace. Dedicandoci poco tempo, tanto più chiaramente alle persone rimane tempo invece per la parte, come dire, più creativa e più libera,
che richiede invece tempo, cioè non è che se andiamo che a fare è il vero valore per l'azienda, cioè, non è che possiamo dire no, noi capiamo quali sono i trend se ci dedichiamo 10 minuti al giorno. È un'attività che in qualche modo è poco prescrittiva, cioè, facciamo veramente fatica, diciamo che più tempo abbiamo per farlo meglio è, ma se il mio tempo è dedicato a elaborare dati non ho tempo di fare quello. Però elaborare dati è altrettanto importante, perché altrimenti il mio racconto non è un racconto, il racconto che faccio all'interno dell'azienda non è un racconto, come dire, reale, è sempre, rimane sempre basato sulla mia sensazione. In una realtà del genere siamo intervenuti con due logiche completamente differenti, quindi da una parte abbiamo lavorato con i principi, diciamo, più prettamente lean, su tutta la parte transattiva, cercando di ottimizzare, ridurre al massimo i tempi per l'elaborazione dei dati. Tanto più, diciamo, riesco a risparmiare tempo nell'elaborare i dati, tanto più mi si libera tempo. Tempo per fare che cosa? Qui, diciamo, rientra il concetto di valore. Tempo per fare che cosa dipende da me, dalla mia capacità di capire cos'è veramente di valore per l'azienda. L'interpretazione dei dati, per esempio, è un'attività a valore. Il contatto con il mercato è un'attività a valore, la mia capacità di andare a fare visite presso i competitor, nei negozi dei competitors, è un'attività a valore, la mia capacità di indirizzare il comportamento della produzione interna è un'attività a valore. Però su questi ambiti qua non possiamo, come dire, intervenire con le stesse logiche con cui ottimizziamo un processo transattivo, cioè non possiamo dire ottimizziamo la nostra capacità di fare business intelligence sui mercati dei concorrenti, come vi ho detto prima, se ci poniamo il fatto di farlo 10 minuti al giorno. Quello passa un po' più invece su dimensioni che hanno una natura più culturale, quindi la capacità di trasmettere, di comprendere, di far comprendere alle persone quello che è il vero valore per l'azienda e accettare il fatto che siano le persone a governare il loro budget di tempo. Negli uffici questo secondo me è molto molto importante, cioè ogni persona all'interno degli uffici chi sta su attività, come dire, più transattiva forse un po' di meno, ci sono tante persone che lavorano all'interno degli uffici che hanno una risorsa veramente preziosissima che è il loro tempo. Applicare la Lean per me significa esattamente fare questo, cioè cercare di far passare alle persone quali sono i concetti di valore, quali sono i concetti di valore per il cliente, di valore per l'azienda, di miglioramento continuo, per fare in modo che quel budget di tempo che loro hanno a disposizione sia speso nel modo migliore rispetto alle esigenze dell'azienda. E qui entriamo in uno degli aspetti che sono proprio tipici anche dell'approccio Lean e che spesso sono stati trascurati, perché sono stati visti anche i percorsi di Lean Transformation nel passato soprattutto come applicazione di strumenti che si applicano bene nella fabbrica, meno in certi altri processi, mentre invece ora credo che nessuno pensi solamente all'applicazione, pensi più, spero almeno, solamente alla pura applicazione degli strumenti, ma è un vero percorso di change management, che vuol dire cambiamento dei comportamenti delle persone. Quindi vengono sempre più importanti i principi rispetto agli strumenti. Se facciamo anche un'analisi storica di quello che è successo nel movimento Lean, lasciatemi passare il termine, lo stesso Lean Enterprise Institute, forse anche in maniera tattica, ha prima spinto molto sull'approccio tools oriented, da quando è diventato presidente John Shook c'è stato un vero e proprio cambiamento di rotta. Perché? Perché si è resi conto che non era più sufficiente utilizzare gli strumenti, perché se no venivano a meno appunto il primo e l'ultimo principio che l'hanno detto lo stesso Daniel Jones e James Womack, ma che poi dopo alla fine non promuovevano nelle aziende, no? Quindi credo che questo faccia parte anche di una naturale evoluzione storica e forse della consapevolezza di tutti, docenti, consulenti, aziende, eccetera, eccetera. La nostra è un'azienda di produzione software, ma rende anche servizi, quindi ha degli elementi di singolare commistione e quindi
di tutti i concetti che avete detto, io diciamo non sono un esperto di Lean, non lo applico, ma avrei voluto applicarlo da tanto tempo e non ho, diciamo, non è mai troppo tardi. In realtà secondo me Lean è altro, non è, ma non voglio banalizzare, perché poi diciamo che fare di più per il cliente con meno, secondo me, rimane sempre la regola aurea. Senza banalizzare, però, sostanzialmente ho sempre pensato che il lean management fosse una grandissima evoluzione, un'evoluzione specialistica, un'evoluzione molto rigorosamente scientifica dei vari metodi di conduzione del lean, di quelli che sono tutti sistemi di qualità che dall'inizio degli anni 90, la 9001, la 27001, la 14000. Quello che voglio dire io è appunto questo, perché essendo noi, diciamo, certificati da tanti anni 9001, essendo noi certificati da meno anni, ma è una certificazione molto più difficile e molto più specifica sulla 27001, saremmo quasi pronti per, diciamo, intraprendere un percorso Lean. Da un certo punto di vista, il fatto di avere, diciamo, processi non ripetibili, non transazionali, mi riconosco tanti difetti e sono forse anche i punti di vista di quelli che sono i commerciali di razza, però anche i commerciali di razza banalmente dovrebbero capire che il momento migliore per fare in modo che il cliente percepisca il nostro valore è l'offerta commerciale. E qui mi riconosco molto in quello che diceva prima Filippo Sertorio. Le offerte commerciali si sono sempre fatte così. Va bene, fino adesso siamo rimasti in piedi, però probabilmente possiamo fare qualcosa di più. Quindi il fatto di avere una varietà di processi all'interno, una varietà di prodotti, una commistione tra front-end, back-office e processi, diciamo, di ascolto del cliente piuttosto che amministrativi, per me è una grande ricchezza, un grande valore e costituisce una grandissima opportunità. Perché poi, anche qui, non voglio assolutamente essere troppo sintetico, anche se lo devo essere per motivi di tempo, però l'essenziale è proprio il commitment del vertice aziendale. Cioè, e anche qui mi ritrovo in un'affermazione che ha fatto qualcuno di voi, diciamo, le sensazioni sono importanti, ma se noi corriamo dietro alle sensazioni facciamo dei danni incredibili. Quindi avere, diciamo, l'umiltà di mettere al servizio le proprie sensazioni, le proprie informazioni in un schema metodologicamente puro, corretto e continuamente rivedibile e migliorabile, discende soltanto dal fatto che tutta l'azienda, a partire dal vertice, sia prima o poi e per gradini successivi, veramente focalizzata su questo sistema di regole e quindi che ci sia veramente una convinzione forte da parte soprattutto di chi quell'azienda la guida, ci mette i soldi e investe il proprio futuro e mette a investimento anche il futuro dei propri dipendenti, nonché dei propri clienti, perché ognuno di noi è nel business per aiutare il proprio cliente a crescere, a fare sempre più business e essere sempre più redditivo. Lei ha toccato un argomento che non è per niente banale. Allora, la domanda, come al solito, è come faccio ad ottenere il commitment? No? Esatto, in questo caso, secondo me, le organizzazioni come Skillab hanno un ruolo fondamentale, oltre ovviamente alle istituzioni, e qui mi faccio al mondo confindustriale, che si sta iniziando a muovere, so che Giorgio Fosso si sta muovendo molto, secondo me ancora in Italia troppo poco, perché c'è molto la tendenza a, fra virgolette, a difendere degli interessi di altro tipo, credo, ma non voglio entrare in polemica, a oggi credo che ci sia, fra virgolette, un po' di ignoranza anche sul tema, e forse un po' di fattore moda, per cui si ha la tendenza a pensare all'innovazione come le nuove tecnologie, l'azienda 4.0, 5.0, non so dove arriveremo, eccetera, così, piuttosto che non all'innovazione intesa come innovazione veramente di processo e innovazione di persone.
tipo organizzativo e di tipo metodologico. Cioè, questo, io lo dico sempre e lo ripeto, è il vero valore competitivo che possiamo avere in Italia. L'altro può essere anche un commitment che nasce dall'esempio e magari anche dal basso, cioè nessuno si può tirare indietro. Chiunque può sperimentare, è vero che il processo di Lean Transformation canonico parte dalla visione dell'imprenditore, che, ma io posso fare anche degli esperimenti dal basso e convincere il top management con i risultati. Questo credo che sia la strada che veramente tutti quanti possono perseguire. Poi è ovvio che se mi trovo di fronte all'imprenditore che si è già convinto, siamo più felici, insomma, nel senso che diventa, diventa tutto più facile, no? Ma non è sempre così. Non è sempre, se posso così, collegarmi a quello che diceva prima Andrea, anche noi siamo certificati ISO 2, 3, 4, 10, 20, 30. Se posso darti la nostra esperienza, è che la certificazione ISO calava un po' dall'alto, no? Quindi c'è qualcuno in qualche ufficio qualità che scrive queste procedure bellissime e le cala nei vari uffici, poi tanto l'ufficio fa la sua procedura. Quello che io ho vissuto in prima persona nella LIM invece è che si coinvolgono le persone e si tirano fuori quelle che sono le problematiche. Nell'in office quello che secondo me è vincente è capire chi è il mio cliente, che non sempre è il cliente esterno, ma è la persona seduta di fianco a me, l'altro ufficio, farli mettere insieme e dire: ma perché ti sei fatto la fotocopia dell'ordine? Ma perché sennò ci metto una settimana? Ah, ma io non sapevo che a te serviva. Guarda che io ci metto un secondo a inserire l'ordine al sistema. Tu ti guardi il sistema e fra un secondo ce l'hai. Ah, e quindi dialogando si scoprono delle banalità, quindi non per banalizzare, ma la linea non è altro che il buon senso reso pratico. Non è difficile, cioè non ci stiamo inventando niente, è il buon senso reso pratico. Io mi riferivo alla qualità, no, ma non volevo sminuire la qualità, però volevo commentare se è possibile, se è utile anche la nostra esperienza. Allora, io ho esperienza di qualità dall'inizio degli anni 90. E all'inizio era proprio così, veniva il certificatore, sfascicolava un manuale, lo buttava per terra giusto per far vedere che ci eravamo dimenticati magari di numerare quelle pagine. Adesso, vabbè, a parte il fatto che è cambiato, però è cambiato un pochino anche da parte delle aziende, noi l'abbiamo applicato così ormai da un po' di anni, che non c'è più proprio il rischio di quello che si siede a tavolino, si mappa i processi e cala le procedure, cioè ogni settore, ogni direzione ha la propria referente, il proprio referente, e ognuno di loro è responsabile dell'attuazione della qualità, capisce fino in fondo perché deve fare così, c'è un momento d'ascolto un pochino più, diciamo, raffinato, però in effetti ci dicono che qualche volta succede come dici tu. Diciamo che per noi questo è già, diciamo, una metodologia acquisita, e forse per questo che prima dicevo che, senza banalizzare per carità, siamo proprio maturi per fare il passo del Lean, però bisogna saltare, diciamo, questo aspetto del commitment, vincerlo e fare in modo che ci sia un effetto di propagazione della consapevolezza, proprio perché partire dalle piccole cose è proprio quello che poi fa nascere cose più grandi. Io volevo, se posso, scusa, trovate un esempio che sapete già poter essere vincente, cioè win-win, quindi un qualcosa di non troppo difficile, che sapete che può portare a un risultato positivo magari in non troppo tempo, e quello fa da seme poi per tutte le altre persone, le altre, cioè adesso noi abbiamo tutti gli uffici che vengono a chiedere: ma quando venite da noi a fare il Lean? E due anni fa scappa travai, cioè dice: ragazzi, no, ma io non ce la faccio, io devo lavorare. Non ho tempo. No, io devo lavorare, neanche non ho tempo. Io devo lavorare. Perché lì non è lavoro? Beh, no. Sì. Mi venite a chiedere quello che io faccio tutti i giorni, non è per me lavoro. Ah, va bene. Adesso, dopo due anni, la gente comincia a venire a raccontarci, diventa un po' un confessionale, no? Quindi tutte le magagne che hanno fatto gli altri, quello che non è andato bene, allora va bene, allora. Serve anche per quello, no? Aspettare la riunione dell'IN per raccontare tutto quello che è andato male nei 15 giorni che vivono, potevi risolvertelo, fa parte anche del,
no? Dare la soddisfazione di dire ok, vieni a raccontarmi tutti i tuoi scusami. No, certo. Io volevo fare alcune domande tali, se potevi dare dei suggerimenti. Quindi quando tu sei iniziato il coinvolgimento delle persone come partito, hai fatto formazione alle persone? Sei stato tu in prima persona che hai fatto la formazione? Io o ti sei appoggiato? Sicuramente, come ho detto all'inizio, ho avuto un mentore che spesso si è andato via, che era Giorgio, che mi ha collaborato. Quindi... O mi sono coinvolto in prima persona a tutti i convegni, sono venuto a Skillab a fare il corso, sono andato a visitare altre fabbriche, colloquiando con altri imprenditori che hanno fatto la Lean, ne ho sempre solo sentito parlare bene. Quindi alla fine mi sono quasi convinto, ho detto se ne parlano tutti bene, qualcosa di positivo ci sarà bene, no? E quindi ho cominciato ad autoconvincermi che dovevamo farlo. E poi ho coinvolto le risorse all'interno, un po' bastone, un po' carota, un po' più bastone, un po' meno carota. Quindi non hai fatto tanti dei corsi, magari qualcosa? Quando c'è stata la possibilità l'ho fatto fare, e poi ovvio che le risorse sono quelle che sono, quindi ognuno poi si adatta. Certo è che se si fa fare dei corsi interdisciplinari, come fanno qui in Skillab, dove ci sono persone di diverse realtà, di diverse aziende, è sicuramente più proficuo che non farlo solo al proprio interno. Si dà un minimo di soddisfazione anche alla persona che dice guarda, vai a farti il corso, quindi quelle 8 ore al giorno di ferie, ecco, non so come dirti, te lo pago io e vai a fare il corso. E poi tornano e si ritrovano in tante attività. E riesce a misurare l'efficacia? E poi ognuno di noi deve trovare, nel caso di un commitment, si individuano i cosiddetti KPI, sì. La definizione degli indicatori è un fatto chiave, penso questo rimane come la tavola, gli indicatori sono un fattore chiave, sì. A volte è più difficile forse, ma è molto complicato, ma bisogna trovarlo, perché altrimenti a costo di forzare la gente, ma poi se la gente sa che è misurata su qualcosa, chissà perché, sì. Magari a ridosso della riunione di Lean, quei 5 giorni lì, perfetto, magari per una settimana non avevano inserito dei sistemi di misurazione. Assolutamente. Ma guarda che ci sono, il foglio di Excel dove inserisco i miei dati perché non ci sono a sistema, ma perché non ci sono? Nessuno me l'ha mai detto. Mi faccio le mie procedure alternative. Sul discorso della standardizzazione, anche i commerciali sono tanto bravi, ma spesso autoreferenziali, non sanno che cosa vuole il cliente. E quindi io faccio 3, 4, 5, 10 volte delle domande al cliente che magari avrei potuto fare all'inizio, e invece hanno portato sì che tutta la struttura ha lavorato 10 volte male. Quindi tu hai misuri queste cose? Riesci continuamente, cambi, ti adatti, perché poi numeri oggi ne abbiamo fin troppi, quindi anche quello che si diceva prima, pochi ma buoni di numeri, perché altrimenti ci si disperde. Però per arrivare ai pochi ma buoni, esatto, all'inizio bisogna un po' trovarne tanti. E poi fai delle riunioni costanti di Lean? Facciamo delle riunioni costanti di Lean, spesso e volentieri con consulenti esterni, perché anche lì serve avere il referente esterno che trasmette il verbo, perché se è detto dall'interno viene vissuto magari un po' come calato dall'alto, invece l'obiettivo del Lean non è quello di calarlo dall'alto, ma di coinvolgere tutti. E poi settimanalmente si cerca di portare avanti i mini micro progetti che si sono definiti nelle varie riunioni di Lean. Noi ad esempio abbiamo 4 gruppi di progetti di Lean che stiamo portando avanti, e tendenzialmente quando facciamo la giornata Lean 2 o 3 di questi gruppi li coinvolgiamo, anche per non coinvolgere per 8 ore di fila sempre le stesse persone, perché come dicevo prima loro lavorano mentre chi fa Lean non... Esatto. Sì, sì. Allora... è la cosa più terribile che mi sento dire ogni tanto, mi dice ma io devo andare a lavorare, cosa stai facendo adesso? Cioè, sei in azienda pagato per fare qualche cosa di utile. E anche un sistema. Ma questo però fa parte di quel cambio di mentalità, no? Per cui cioè io non voglio più sentirmi dire una cosa del genere, per cui invece fare le attività di miglioramento, spendere, o meglio, investire parte del proprio tempo, risorsa preziosissima negli uffici, cioè c'è solamente il tempo delle persone, non c'è nient'altro, no? Per fare attività di miglioramento è parte integrante sistematica del proprio lavoro.
quando riusciamo a introdurre questo concetto, non nella testa di uno, ma tra virgolette, in un contesto allargato, ecco che siamo arrivati a innescare quella logica di miglioramento continuo. Allora, a questo punto il sistema si autogenera e si automigliora. Io adesso voglio fare l'avvocato del diavolo, però, perché mi hai detto 2 anni che state lavorando su questa roba qua, e qui tutti gli imprenditori mi dicono: ma non ce l'hai una bella bacchetta magica che nel giro di 3 mesi, sono tanti. Se ci fosse un qualche cosa da inserire dentro, da fare il plugin e di tirare fuori già il pacchetto completo, magari già precostituito con tutti gli strumenti, faccio una fine bellissima. Io non c'ero la bacchetta magica, non so se qualcuno di voi l'ha trovata o se la... No, noi stiamo costruendo dei campi base, no? Stiamo andando all'Himalaya e siamo ai 1500, quindi abbiamo fatto il campo base ai 1500, speriamo di non essere travolti dalla valanga che arriva da sopra. L'obiettivo è arrivare a fare un campo base 2005 e via dicendo, per arrivare fino in cima. È un processo che non credo termini mai, perché... No, certo, miglioramento continuo. Assolutamente. Quindi avete anche un sistema per valutare errori, non conformità in tutti, per tirarli fuori e quindi valutare come fare l'azione di miglioramento. Quello è l'altro scoglio più grosso, perché spesso e volentieri la gente... No, tutti siamo pompieri, Giorgio ci ha insegnato. No, ma soprattutto la gente ha paura di tirar fuori l'errore, perché può essere colpevolizzato dell'errore. Ecco, quello che può cambiare la mentalità Lean è che non è che l'errore è la colpa di qualcuno, l'errore deve essere vissuto come il punto di partenza per evitare che ricapiti. Ma di nuovo è molto complicato. Quindi riuscite a fermarli, a vedere l'errore, cosa è successo, perché di solito uno risolve e poi dopo non approccia mai quando sistematico l'errore. Ci proviamo, ci riusciamo, è un parolone. Alcune volte sì, alcune volte no, ecco. Ok, ma adesso dipende. Ci eravamo dati come target di chiudere praticamente adesso. Dalla parte fabbrica, perché in realtà è stato strategico, direi magico, l'informazione, quindi essere, come dire, stati rapiti dall'informazione, si parla di Lean, no? E in questo caso certamente è stato strategico il ruolo di Skilla, che non so se fanno ancora, mi ricordo che abbiamo fatto 2 giornate in cui ci avevamo messi in ordine spanso. Io ero diventata il magazziniere, il collega che faceva amministrazione era diventato l'operaio, cioè siamo arrivati a casa dopo 2 giorni e abbiamo detto: non siamo capaci di fare niente, perché chiaramente in quei ruoli bloccavamo il processo ovunque, no? Per cui quantomeno ci hanno girati un attimino il contrario, ci hanno detto: sapete che c'è qualcosa che risolve un pochettino questa vostra defaillance. Quindi noi avevamo sicuramente l'imprenditore convinto da sempre, ma avevamo il problema di convincere le persone, quindi la visibilità. Vuol dire che Sganzerla subito ci disse: fate qualcosa di molto piccolo, visibile subito e che dia dei risultati, in modo che la gente, se vede che quella cosa funziona, comincia a dire: ma allora magari posso avvicinarmi anch'io, no? Allora, per non rubare troppo tempo, mi è venuto in mente una cosa, cioè secondo me alla fine la Lean è un'interpretazione che do, perché vivendola, io arrivo da un'estrazione amministrativa e devo dire che in quest'ultimo tempo siamo riusciti a invertire i termini e parlare di controllo di gestione anziché di contabilità industriale, che era analizzo milioni di tabulati e non avevamo i cruscotti, no? Quindi non sapevamo misurarci. Lo sport Lean, che ha creato squadra, devo dire assolutamente, proprio reale, noi avevamo un'esigenza, siamo partiti anni fa con un custom del 20%, uno standard dell'80%, in questi ultimi 3 anni abbiamo un custom dell'80%, uno standard del 20%, e siamo passati da 140 persone a 100. Quindi creare spazio per noi e quindi processi efficaci che potessero fare con quelli che si rimaneva era fondamentale. Adesso lo sport è arrivato finalmente base uffici,
il tema è proprio come misurarci. Quindi è assolutamente vero che le persone, se umilmente si guardano chiedendo a loro cosa fai, ma non me lo dire perché ho bisogno di sapere cosa fai, no? Ma magari scopriamo che fai anche qualcosa che io non sapevo mi serve, quindi banalmente sapere quante fatture si registrano nel mese, arriva la persona che dice finalmente qualcuno si occupa di me. Cioè si scoprono cose che magari non si immaginavano neanche, allora lì cominci a fare dell'efficienza, no? E poi una cosa che non avremmo potuto assolutamente fare da soli, dopo l'informazione ovviamente la parte gli allenatori, visto che parlo di sport, fondamentale la figura dell'esterno, perché sulla convinzione, se lo dice la dieta, passa due mesi dopo, se lo dice sganzarla, al pomeriggio sono già tutti, diciamo, lì che sta cercando di, in modo assolutamente costruttivo. No, ma è fondamentale, perché effettivamente no, è un'esperienza che arriva da di fuori. E andando, diciamo, sul tavolo dove hai bisogno di avere una gestione di dati condivisi ma già riepilogati, con delle misure che ti dicano prima che succeda il guaio che cosa tu puoi fare, per me è diventato fondamentale. Quindi si è passati da voglio il dato perfetto consuntivo anche tre mesi dopo a dammi un dato, non ti preoccupare se è sbagliato, quindi il concetto dell'errore finalmente, no? Non ti preoccupare se è sbagliato, se me lo dici tre mesi prima magari so poi dove devo andare. Quindi un motivo valido perché la persona possa condurre l'analisi e non semplicemente la predizione della colpa è uno degli elementi chiave, che non è facile perché nella nostra cultura invece c'è la cultura della colpa, del peccato, forse perché siamo cattolici. O c'è la cultura del ma non è così grave. No? Anche. Tutti sbagliano. Sì. No. Ma dobbiamo fare in modo di arrivare allo zero difetti, che non vuol dire di nuovo che io ti castagno, ti metto nell'angolino con il cappello d'asino se sbagli, ma evitiamo di rifarlo. Ma non con una procedura alternativa che io mi faccio la fotocopia di nascosto, con una condivisione di quello. Cerco di nascondermi viceversa quelli che sono stati o peggio ancora i problemi che ho riscontrato, no? Perché i problemi sono un'opportunità. Esatto. Quindi cambiare questo atteggiamento in maniera diffusa, poi perché se ce l'ha solamente l'imprenditore o il Kaizen Promotion Office o poche persone all'interno dell'azienda, evidentemente non porta da nessuna parte. Questo è il tema chiave e questo secondo me è il motivo per cui ci vuole del tempo, perché avere un'azienda dove tutti così switchano da una vado a lavorare io non ne porto il mio cibo. Su questa cosa qua del tempo però io vorrei, diciamo, fare una piccola provocazione, nel senso che io sento spesso, appunto, io frequento gli uffici, insomma, anche quando si parla di lì sento spesso dire ci avevo messo 2 anni, ci avevo messo 3 anni. Cioè, io faccio questa piccola provocazione: per me l'applicazione della Lean è il momento stesso in cui inizi, cioè il fatto stesso di iniziare a fare qualche cosa che abbia a che vedere con il miglioramento e che sia ispirato comunque a questi principi, stai già applicando la Lean. Cioè, non trovo che ci sia un po' in certi casi di come dire, quasi timore reverenziale, come se si dovesse per forza, diciamo, applicare un modello appunto nel modo pienamente ortodosso, e quindi questo poi chiaramente genera un po' di resistenza a partire. Il fatto di appunto di iniziare comunque a ragionare sul fatto che comunque le attività, anche quelle di ufficio, vanno misurate, anche quelle meno misurabili. Il fatto di iniziare a pensare che coinvolgere le persone in processi di miglioramento ha in sé un valore, indipendentemente poi dal risultato che questi processi possono portare nell'immediato, per me quella è già un'applicazione della Lean, no? Anche perché poi adesso ce lo dicono i guru della Lean, che la Lean è un viaggio, non è uno stato, cioè non è che come dire, la Lean è un punto di approdo, quindi diciamo ci metto 3 anni, 2 anni, 5 anni, 10 anni. Non ho non è la certificazione. Non ho una certificazione. Certo che poi se io lo faccio, cioè,
quando inizio forse inizierò con delle cose un pochettino più piccole e quando, come dire, la cultura dell'azienda sarà pienamente sviluppata avremo più persone che ragionano e come dire, remano tutte nella stessa direzione. Ma il momento stesso in cui io decido di fare qualche cosa che in qualche modo si ispira a questi principi del valore, della misura, del rendere espliciti le attività delle persone, anche a me capita tantissime volte di sentire le persone che dicono finalmente ho modo di dire quello che faccio, perché nessuno lo fa. Poi nel momento in cui lo portiamo a galla magari qualcuno gli dirà guarda stai facendo le cose sbagliate, ma fino a quel momento in cui non l'ha portato a galla era e non c'è nessun problema, cioè non sono di dire, anzi appunto spesso c'è molta più partecipazione di quello che uno si può aspettare. Però ecco, la provocazione che do è non facciamoci intimidire dal fatto di doverla applicare nel modo giusto, perché altrimenti poi appunto, come si dice, no? L'ottimo è nemico del meglio. Se noi vogliamo raggiungere l'applicazione perfetta della Lean, ahimè, rischiamo di non partire. Ma invece qualunque azione che facciamo, che in qualche modo si ispira a questi principi, secondo me è già applicazione Lean. Assolutamente sì, infatti credo che sia importante lanciare il messaggio. È un viaggio, l'hai detto benissimo, è un qualche cosa che dura all'infinito, ci vuole tempo, ma posso già iniziare in tempi brevi ad ottenere dei risultati parziali, che poi dopo via via crescono, secondo una curva che però è di tipo esponenziale, perché man mano che io vado ad ampliare l'approccio, ecco che veramente porto a casa un risultato anche indotto che è estremamente significativo. E ripeto, non lo dico io, ma quei pochi studi che si stanno facendo anche sui risultati economico-finanziari delle aziende, senza avere identificato un modello, ma identificando diversi approcci, anche, comunque tutti quanti portano dei risultati e a delle differenze rispetto ai competitor del settore. Quindi io direi che a questo punto siamo già oltre i tempi e le domande si era riscaldato molto l'ambiente, quindi io sono stato per qua e là e mi è piaciuto molto insomma la dinamica che si è creata sia in un gruppo che nell'altro. Ma a livello di sintesi chiediamo ai nostri due animatori, a Paolo e Francesco, una brevissima, come dire, sintesi delle sintesi di questo, per fare un mini debriefing e fare in modo che tutti i gruppi, come dire, vengano a conoscenza e condividano quello che è stato fatto nelle due sale quasi attive. Grazie. Che inizio? Vai Paolo. Vuol dire che sono più vecchio di te. Capito, va bene. Allora, io mi sono segnato giusto un po', più che altro delle parole chiave, no? Che ho sentito sia degli ospiti che durante il dibattito, no? E alcune di queste parole chiave riguardano appunto il tema della particolarità, della peculiarità anche dell'approccio Lean nel mondo non manifatturiero, in particolar modo nel mondo dei servizi e delle attività transazionali. La differenza sostanziale rispetto anche al mondo manifatturiero è che all'interno del mondo degli uffici ci sono sicuramente delle attività transazionali, quindi comunque ripetitive, eccetera, che possono essere assolutamente approcciate con la stessa logica e le stesse modalità, perché lavorare una pratica o lavorare un pezzo di metallo, alla fine se io devo seguire uno standard, lo posso fare nella stessa maniera e posso approcciare il tema del miglioramento, della riduzione, dell'eliminazione degli sprechi. Il tema più complicato è quando si va sulle attività, io le ho segnate fra virgolette creative, cioè tutte quelle che non sono legate allo standard. E qui è nata una discussione anche sul fatto, io mi sono segnato ortodossia no, cioè nel mondo dei servizi molto spesso più che applicare in maniera ortodossa degli strumenti, cosa che anche nel mondo manifatturiero oramai si tende un po' ad abbandonare, si deve ritornare un po' a rileggere l'approccio Lean come un approccio determinato sostanzialmente da dei principi.
E questi principi sono validi indipendentemente dal fatto che stiamo parlando di attività, tra virgolette, transazionali che non transazionali. Quindi si ricordava come, tra virgolette, far entrare nel mindset delle persone commerciali il concetto del valore per il cliente, eccetera, è uno degli elementi chiave, così come l'abitudine a rileggere sempre le proprie attività e a misurarle anche, quindi l'importanza anche proprio dell'approccio del metodo scientifico, quindi dell'obbligatorietà, fra virgolette, di misurare anche delle cose, fra virgolette, difficilmente misurabili, con degli indicatori, no? Mi permette, si dice che se non misuro non miglioro. Questo è evidente, non riesco a dare una dimensione, no? Questo Brian Maskell, per esempio, nel tema del Lean Accounting lo esplicita in maniera estremamente chiara, no? Quindi l'introduzione del concetto della misura anche in contesti dove la misura magari non è, fra virgolette, sempre utilizzata, non è un'abitudine, non è una consuetudine, no? E poi abbiamo parlato di un tema che secondo me è comunque trasversale per qualsiasi genere di azienda, che è il tema del commitment e dell'importanza a volte di guadagnarselo il commitment. È evidente che se riesco a partire con un imprenditore o un top manager che è già convinto, ho la strada fra virgolette spianata, perché l'approccio lì è un misto di top down e bottom up, se non ho top down me lo devo conquistare. Conquistare con magari piccole attività che mi permettono di portare a casa dei risultati. E ultimo tema, poi sto cercando di andare molto veloce, quindi sì. L'ultimo tema è il tema del tempo. Anche nel mondo dei servizi e comunque in generale, il tema della Lean Transformation non è un progetto, è un programma, casomai, è un qualche cosa che richiede tempo, pazienza, perseveranza, ma perché? Perché non termina mai. È l'ultimo, ritorniamo all'ultimo principio del Lean, quindi quello della perfection, quindi il raggiungimento della perfezione, che è un asintoto che non raggiungo mai sostanzialmente, no? E questo non vuol dire che non possa ottenere dei risultati in tempi brevi, ma che sicuramente devo mettermi nell'ottica di avere comunque un modo diverso di lavorare anche nel tempi lunghi. Se no, ritorniamo alla logica di fare degli esercizi, magari anche celebrare degli ottimi risultati e poi dopo di ritornare indietro. Questa è la cosa più pericolosa. Basta, io sono stato veloce perché so che non abbiamo molto tempo. Ho fatto parlare per prima, abbiamo toccato anche noi il tema degli indicatori, della misura, abbiamo senz'altro toccato anche noi il tema dell'importanza in tutto quello che non è manufacturing, anche in termini di principi, di value e perfection, cioè parlare di mapping, flow, pool, cioè tutto il tema del pool, che sia uffici o che sia office, diciamo, quindi processi transazionali, che sia product development, è un tema scontato, cioè sono per definizione pool quei processi, sono tirati già dal cliente che chiede l'erogazione di un servizio, cliente interno o esterno, e da un lancio commerciale o una data promessa per lo sviluppo, per il rilascio sul mercato di un prodotto nuovo. I temi veri sono valore recuperare, valore per il cliente, recuperare la cultura fondamentale, altrimenti non siamo lean, del miglioramento continuo. Sul tema valore del cliente, nello specifico del product development, abbiamo richiamato il concetto di etnografia, quindi di cliente e contatto con il cliente come prima fonte di requirements, di bisogni da soddisfare, quindi prima fonte di innovazione, no? Ci facciamo a volte tante lucubrazioni sull'innovazione, alla fine molto spesso l'innovazione ce l'abbiamo lì, no? E ce la suggerisce il mio cliente user, piuttosto che, ancora prima di lui, la produzione, banalmente, che il mio primo cliente interno, che avrebbe tante da raccontarmi in termini di needs rispetto al prodotto nuovo da sviluppare. E poi perfection. Anche lì, Kaizen, Kaizen Week, settimane, abbiamo introdotto il tema. Partiamo da un ragionamento semplice, no?
recuperare quello che è scritto nei libri anche accademici da 50 anni a questa parte, come revisioni post-mortem o lesson learned, che dir si voglia. Alla fine, il riflettere e ripensare quello che ho fatto ieri in termini di attività, cercare di capire come posso migliorarla e soprattutto capitalizzare quel tipo di esperienza, che non può prescindere dal formalizzarla e metterla a fattor comune. Questi sono elementi basic, semplici, che possono nella quotidianità farmi fare il salto, no? E farmi parlare anche in maniera un po' così di innovazione di processo. Sono le primissime gocce che mi portano a fare innovazione. Per ultimo, e chiudo, sono gli ultimi punti importanti che abbiamo toccato, il tema del know-how, quindi tutto il tema fondamentale nei processi di innovazione, di sviluppo, di gestione della conoscenza, con un accento forte da questo punto di vista a, attenzione, anche la gestione della conoscenza di fatto nelle organizzazioni deve essere un processo e va strutturato e non va confuso con l'avere lo strumento informatico a supporto, perché non è condizione sufficiente quella può rappresentare un boost, cioè posso irrobustire il mio processo se ovviamente ho la tecnologia che mi supporta, ma se non ho sistemato il processo organizzazione, avere l'IT a disposizione non mi porta a casa nulla. La conoscenza del processo di sviluppo prodotto è fondamentale e molto spesso le organizzazioni se la perdono perché pensano di sprecare del tempo a formalizzare della conoscenza, poi accorgendosi che semmai dopo 30 anni in cui stanno lì sul mercato a fare gli stessi prodotti continuano a fare gli stessi errori. Porca miseria, cioè, voglio dire, prima di parlare di innovazione, di miglioramento continuo, qualche regolina base di questo tipo porterebbe sicuramente a casa un po' di frutti. E poi il tema delle persone, assolutamente centrale. Da questo punto di vista anche Bulgari ci ha raccontato un tema che stanno ora recuperando, che è tutto il tema della polivalenza, pensare a persone che in qualche modo siano in grado di fare più cose, no? Anche come arricchimento e come visione un po' più tonda di quelle che sono, possono essere delle competenze delle persone, anche in mondi, no? Come può essere quello valenziano, no? Quindi storicamente, come dire, atti a fare un certo tipo di mestiere, no? Quindi recuperare anche il tema della polivalenza e recuperare soprattutto nei comportamenti agiti le persone, cioè far sì che le persone facciano effettivamente la differenza e lo facciano nei comportamenti quotidiani, e per far questo mestiere ci vuole un percorso, non è sufficiente il metodo, non è sufficiente lo strumento, possono essere dei fattori che abilitano, che aiutano, che velocizzano un certo tipo di percorso, ma non sono sufficienti. Bisogna continuare a spingere, a lavorare sulla testa, sul mindset, sui comportamenti agiti delle persone. Questo mi sembra che sia quello che più di ogni altra cosa devo sottolineare come feedback dal gruppo, diciamo, di un prodotto diverso. Sì, io volevo solo chiudere con un commento, perché non vorrei che qualcuno in platea in qualche maniera si spaventasse, fra virgolette, sul fatto di dire questi sono percorsi complicati, richiedono troppo tempo, richiedono investimenti, eccetera, eccetera, no? In realtà il messaggio che vogliamo passare è non è così. Cioè, è vero che è un percorso che non finisce mai, ma è anche vero che forse per molte aziende, sicuramente nel settore manifatturiero, sicuramente nei settori evoluti dove c'è maggiore competizione, ma prima o poi in tutti i settori, manifatturieri e non, si arriverà a necessariamente a dover aumentare la propria competitività, quindi diventa secondo me un percorso che va iniziato e va iniziato il più velocemente possibile, perché se vogliamo competere credo che sì, certo, ci possono essere altre strade, posso decidere di fare delle acquisizioni, fare degli investimenti, fare sì, delle lavorare, però prima o poi ci devo arrivare.
Per questo l'abbiamo visto nei settori sia del mondo dei servizi più evoluti, sto parlando della grande distribuzione, tanto per non citare nomi dove ci sono margini risicatissimi e dove si lavora veramente su piccole cose, piuttosto che nei settori manifatturieri, cioè questo genere di approcci diventa a un certo punto un must. Se anche io dovessi lavorare in un settore non evoluto, se sono il primo acquisisco un vantaggio competitivo, è ovvio che distanzio molto i miei competitor. Alcune aziende ne hanno fatto una strategia competitiva e magari ci mettono un po' di tempo, ma ne sanno ricavare i frutti. Sì, volevo aggiungere solo, è vero che è lunghissimo, ma è vero anche che si autoalimenta. Certo. No? Perché io libero energie, libero risorse, quindi in qualche modo innesco un circolo virtuoso che mi consente anche di... Sostanzialmente io mi finanzio di sostenere anche per garantire la sostenibilità con i saving che man mano io mi porto a casa. Con i risultati. Bene, noi oggi volevamo darvi degli spazi, condividere questo nuovo format del think tank, così delle esperienze, penso che dai dibattiti siano emerse delle cose molto molto interessanti, continueremo su questa strada, ma vorrei concludere dicendo dicendovi che proprio per premiare anche le persone che sono venute questa sera e anche del tempo che ci hanno dedicato, che sotto l'albero per tutte queste persone ci sono due cose. Una visita importante a livello di check che faremo con i nostri esperti, per chi vorrà, perché comunque la prima cosa che ci si domanda uscendo da queste nostre aule è dire: ma da domani come posso io intraprendere questo percorso? Ecco, sicuramente è necessaria una guida, sicuramente attraverso, io dico, i nostri esperti potrete avere, come dire, il modo di scambiare anche in questo caso e cominciare forse a delineare un primo percorso, un primo approccio a questo obiettivo così importante della linea. Quindi questo, secondo noi, abbiamo pensato, no, questo deve essere appunto un regalo, perché in genere questi check come dire, devono essere anche poi finalizzati e soprattutto, come dire, uno interiorizza di più, no? Quello che hai avuto modo di sentire, già avete sicuramente fatto una serie di collegamenti, ma con il nostro supporto direttamente in azienda possiamo insieme meglio leggere quelli che possono essere bisogni, priorità e definire un possibile percorso. Due regalo, il secondo regalo è che proprio per Natale è prevista l'uscita del bando di fondi dirigenti. Alcune aziende qua presenti l'hanno già utilizzato e proprio il 22 di dicembre c'è un ultimo incontro a fondi dirigenti che dovrebbe varare questo bando tanto atteso da 6 mesi, quindi lo dico perché potremmo veramente cogliere questa grande opportunità, lo dico a Filippo, che ringrazio ancora una volta per essere qui con noi, a tutte le aziende che già fino ad oggi hanno potuto percorrere questa strada grazie a questo bando. Ma come sapete ci sono anche altre opportunità, quindi non c'è solo il bando dei fondi dirigenti, ci sono altri possibili supporti che possono accompagnarvi in questi approcci importanti e quindi Skillab resta a disposizione ovviamente per potervi aiutare e accompagnarvi, come dicevo, in questo percorso così importante che ormai, come dicevamo, è un must, no? Quindi la LIN fa la differenza, no? Come le persone. Quindi grazie di essere venuti con noi, di essere stati con noi, grazie molto a tutte le testimonianze così ricche, così autentiche, perché poi alla fine quello che andiamo sempre a ricercare sono proprio queste esperienze dirette, perché ci danno proprio l'idea di che cosa effettivamente è avvenuto in azienda, delle difficoltà, ma anche dei progressi e dei successi, dei risultati conseguiti. Grazie e ci vediamo adesso fuori per un piccolo saluto anche natalizio con un piccolo rinfresco. Grazie a tutti. Grazie.